10 settembre. Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno nell'agro Nocerino Sarnese. Oltre 100 militari con Buongiorno l'ausilio Giuseppe di unità Catuogno, cinofile sto provando e il supporto per di un sabato elicottero 10 hanno eseguito settembre l'ordinanza del applicativa di misure 2022. cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 16 indagati. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione, usura, lesioni personali e trasferimento fraudolento di valori. Tutti aggravati dal metodo mafioso. Il livello di imbarbarimento a cui siamo arrivati nel nostro paese lascia ormai senza parole. Come sempre, tranquilli tutti, nessuno si distragga al lavoro. E quanto ha scritto su Facebook il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, il governatore è indagato per istigazione al voto di scambio dalla Procura di Napoli. De Luca è finito sotto accusa per aver istigato centinaia di sindaci a promettere benefit ai propri elettori in cambio di pacchetti di voti da indirizzare nelle urne dello scorso 4 dicembre per ingrossare le fila del sì al referendum. I magistrati per ricostruire i fatti stanno ascoltando numerose persone, tra queste anche il figlio del governatore. Momenti di terrore per un ragazzino di 15 anni che a Marano di Napoli ha dovuto fare i conti con Ok, una sto banda di provando malviventi per. intrufolatasi nella sua abitazione. Era da solo in casa quando è stato bloccato da uno dei tre banditi che lo ha poi scaraventato sul letto. Il ragazzo è stato immobilizzato per almeno 10-15 minuti, il Ok, tempo sto necessario alla provando banda per per mettere a soqquadro le stanze sabato 10 dell'appartamento, settembre fare del razzia di gioielli 2022. e contante e due Rolex. Poi fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno arrestato Younes Kouirri, di 26 anni, responsabile del reato di rapina pluriaggravata in concorso con persone ignote. Durante la notte una volante è intervenuta in piazza Garibaldi, dove era stata appena compiuta una rapina. Alla vittima, dopo essere stata avvicinata, minacciata con un coltello e circondata da tre maghrebini, era stata sottratta la somma di 20 euro e quindi picchiata. Scattate subito le ricerche. Dopo pochi minuti i poliziotti hanno intercettato in via Malvasi uno dei rapinatori, colui che poco prima aveva minacciato la vittima armeggiando con un coltello. Subito bloccato, gli agenti hanno rinvenuto indosso al 26enne il coltello a serramanico che è stato sequestrato. La vittima della rapina ha dovuto far ricorso alle cure mediche. Sempre a Napoli, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Chiaiano sono intervenuti in un'abitazione della zona, impedendo ad un 44enne di tentare il suicidio. L'uomo, cui non è mai stata diagnosticata alcuna patologia di tipo psichiatrico, aveva lasciato dei messaggi allarmanti ai familiari che, preoccupati, avevano avvisato tanto la polizia quanto il servizio 118. Giunti presso l'abitazione, i poliziotti sono stati accolti dall'anziana madre, che li ha condotti subito nella camera del figlio. Questi è stato trovato in stato confusionale mentre stava provando ad ingerire psicofarmaci ed ancora con una confezione tra le mani quando uno dei poliziotti lo ha afferrato per il polso, impedendogli di assumerne tutto il contenuto. Condotto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Caldarelli, il 42enne, dopo le prime terapie, è stato posto in osservazione, ma considerato fuori pericolo. Ed era Amici, questa per l'ultima sabato notizia. 10 Grazie per la cortese settembre, attenzione. ok, stacco Appuntamento alla prossima edizione. del 2022.